Appello. Fabio Di Lorenzi, Federico Lupi, Vincenzo Marcorelli, Stefano Pucci, Andrea Arrivi, Angelo Coletta, Anna Maria Di Lorenzo, Doriana Levrini, Anna Maria Mancini, Maurizio Conte, Andrea Berretta, Guglielmo Agostinelli, Luigi Zito, assente. Partecipa alla seduta l'assessore Salvatucci. Primo punto all'ordine del giorno, approvazione del rendiconto di gestione esercizio finanziario 2013. La parola al sindaco. Andiamo a approvare il consuntivo del 2013. Come potete ben vedere dalle carte, l'anno 2013 si è chiuso con un avanzo di 150.868 euro. Questo dimostra l'operato dell'amministrazione. Alcuni di questi fondi sono vincolati per quanto riguarda l'ammortamento e quindi potete vedere i 52.000 euro di riferimento. Altri fondi vincolati sono i 77.000 euro e questo derivano da fondi regionali trasferiti e che comunque non possono essere utilizzati. E più c'è 21.000 euro di fondi non vincolati che comunque l'amministrazione ha deciso di non utilizzare per l'anno in corso. Allora, ecco, in genere abbiamo l'assistenza del ragioniere, non vorrei. Eccolo, arriverà. Allora, volevo iniziare facendo alcune domande per avere, diciamo così, alcune conferme a certe ipotesi che ho pensato. Innanzitutto, la data, per quale motivo siamo passati dalla pubblicazione della prima delibera di giunta per quanto riguarda il consuntivo del 2013 ed è aprile di questo anno e siamo arrivati a luglio. Vorrei sapere per curiosità qual è il motivo di questo scostamento a, diciamo così, a metà anno. Sì, perfetto, ma penso che mi abbia sentito. La seconda domanda che vorrei fare, innanzitutto vorrei esprimere anche un apprezzamento al lavoro del revisore, che devo dire che è stato molto esaustivo e che insomma ci dà un cambiamento di livello di notevole. E comunque volevo anche avere, diciamo così, una breve spiegazione per quanto riguarda lo scostamento tra le previsioni del rendiconto su alcune voci, su alcuni titoli, in particolare sul titolo quinto e il titolo sesto, le entrate da prestiti, le entrate da servizi. Per quanto riguarda le entrate da prestiti, immagino, posso presumere, però per questo ne vorrei conferma, che possa dipendere da una erogazione successiva del finanziamento o comunque da una. Esatto. Quindi potrebbe essere, me ne dà conferma e quindi. E così per quanto riguarda le uscite. Comunque, questo tipo di scostamento, soprattutto il 15% per quanto riguarda il conto capitale, lo stesso revisore pone l'accento su un'eventuale cautela dell'ente per quanto riguarda
questo tipo di scostamenti, e in particolare il revisore sollecita che l'ente tenga maggior conto della propria effettiva capacità finanziaria. Questo è un invito che più volte avevamo fatto anche dalla nostra parte. Un'altra notazione di cui vorrei un attimino avere conferma è il divario fra il previsto e l'accertato per l'incasso dell'evasione ICI di 220.000 euro e il riscosso di soli 9.258. Avevamo parlato nelle precedenti valutazioni di bilancio, l'ultimo, sia il previsionale del 2013 che il consuntivo del 2012, della, chiamiamola così, lotta all'evasione che questo comune ci aveva detto insomma di stare approntando. A questo proposito volevo risuggerire che il rafforzamento comunque anche delle forze dei nostri vigili urbani potrebbero concorrere a una lotta dell'evasione e comunque una puntuale rilevazione sia dei residenti che quindi degli evasori di eventuali nostre tariffe amministrative, tariffe comunali. E in quanto a questo poi vorrei chiedere al sindaco, per quanto riguarda una valutazione del personale, quali prospettive ci sono per questo ente, sia alla luce dell'intercambiabilità per ovvie pensionamenti del personale, se c'è la possibilità di un ricambio, di un miglioramento, di con un arricchimento del personale, e su quale fronte avete intenzione di rafforzare. E un'ultima cosa, per quanto riguarda le entrate extratributarie, anche qui abbiamo uno scostamento con una riduzione, immagino che sia sempre fisiologica, per quanto riguarda l'emissione dei titoli di esazione sui servizi pubblici e sui proventi dei beni dell'ente. Abbiamo uno scostamento di meno 70.872 euro, anche su questo sia il revisore ma io stessa, ma tutti avevamo convenuto di valorizzare maggiormente le proprietà dell'ente, quindi volevo avere dal sindaco sia una valutazione su questo consuntivo, ma poi eventualmente nel preventivo del 2014 una valutazione su questo tipo di iniziative che intendete prendere. Per adesso finirei qui, attenderei qualche risposta e poi eventualmente in fase di azione di voto arriverei a delle conclusioni. Per ciò che riguarda lo sfasamento temporale tra la delibera di giunta e poi l'approvazione, in virtù del fatto che c'era stata una proroga, che la proroga era stata determinata dal benedetto fondo di ripartizione tra i comuni, che poi il governo ancora è in itinere sotto alcuni aspetti, per cui abbiamo atteso, nel caso ci fossero state qualche altra variazione che ci poteva dare maggiore certezza per ciò che riguardava riversamento magari dell'IMU o di altri fondi statali. Quindi c'è stato questo sfasamento, è stato pure uno sfasamento dettato da un'analisi, visto che era il primo esercizio sotto alcuni aspetti che riguardava il revisore e buona parte per 5 mesi per quello che riguardava il sottoscritto. Quindi cercavamo di dare un presupposto per poi andare sul 2014 per fare un'azione più incisiva. Per quello che riguarda l'evasione tributaria, noi abbiamo iscritto 220.000 euro lo scorso anno, abbiamo emesso 846.000 euro di avvisi di accertamento per l'ICI, l'abbiamo emessi con la fattispecie di ricreare una banca dati, perché la banca dati era quasi inesistente. Ne avremmo annullati circa il 40%, però lo sapevamo. Abbiamo solo 3 ricorsi, di cui uno lo chiuderò per cessata materia del contendere, 2 andremo avanti e penso che li vinceremo pure, cioè li penso tranquillamente. Quindi abbiamo solo 3 ricorsi su tutti gli avvisi messi, per cui 220.000 dovrebbero essere una situazione molto prudenziale. Stiamo aspettando che i cittadini, non li stiamo vessando, che paghino, poi ovviamente se entro fine anno non pagheranno passeremo tutto o con l'ingiunzione fiscale o all'Equitalia, poi questo dell'amministrazione ci darà indicazioni in merito. Per quello che riguarda quest'anno potremmo anticiparlo, cioè l'intenzione è fare il 2009-2010 sulla scorta ormai dell'archivio che abbiamo del 2008, quindi diventa un lavoro più facile, sicuramente il cittadino non avremo più quelle code. E poi inizieremo per quello che riguarda pure la Tarsu.
Per ciò che riguarda le entrate e la spesa in conto capitale, certamente il sistema di programmazione va sempre mirato, anche in virtù del nuovo, dal 1 gennaio 2015, salvo proroghe, ma credo che non ci siano, cambia il sistema contabile, pertanto diventerà un sistema quasi più di cassa e meno di competenza. È sempre misto, però si andrà più verso la cassa, quindi verso la certezza, ho i soldi li spendo, non ho i soldi non li spendo. Oppure le impegno e quegli impegni diventano vincolati a, però vincolati correlati all'entrata. Quindi stiamo cercando di, almeno per quello che mi riguarda, con l'ausilio dell'amministrazione, con le risorse che abbiamo a disposizione, di razionalizzare quello che è l'ente comune di Rignano Flaminio, cercando di razionalizzare al massimo per dare più servizi. Ovviamente ci sono dei disservizi, ci sono delle lamentele, ma questo è normale, anche perché cioè, tentiamo di andare a colpire chi ha evaso o evade, per cercare poi nel futuro prossimo di arrivare a un punto di avere, non dico minore età, paga tutti, paga meno, ma magari più servizi. Poi questo decide l'amministrazione, non è compito nostro. Dunque, inoltre, perché c'erano due domande. La prima è stato già approvato da questa giunta il progetto di produttività per quanto riguarda il settore tributi e non soltanto, perché è considerato anche all'interno di quel progetto che è stato presentato appunto dagli uffici il recupero dell'evasione sia IRCI che TARSU, di cui faranno parte non soltanto gli uffici tributi ma anche altri dipendenti all'interno del comune di Rignano Flaminio. Questo appunto per creare quel gruppo di lavoro per andare a incidere significativamente su quella che è l'opera di attacco verso l'evasione fiscale che qualche cittadino ancora fa e, come diceva prima il nostro capo della regioneria, già stiamo colpendo in maniera molto significativa. Per quanto riguarda invece la politica del personale, purtroppo noi siamo vincolati da quella che è una normativa sovracomunale che stabilisce che laddove ci sono dei pensionamenti il rapporto deve essere 4-1, quindi purtroppo o per fortuna stamattina siamo nelle condizioni di avere un unico pensionamento e non è possibile procedere a fare nuove assunzioni a tempo indeterminato presso l'ente, perché al di là di questo c'è anche il blocco della spesa di personale che ci vincola fino a tutto il 2016. Guarda il personale a tempo determinato? Personale a tempo determinato, queste sono delle valutazioni che devono essere fatte nel momento in cui sono fatte delle complessività di bilancio. Voi potete vedere che nell'ambito del nostro bilancio previsionale sono previste dei tra virgolette obiettivo lavoro, chiamiamoli, come delle spese di interinale o contratti a tempo determinato. La possibilità, come già abbiamo fatto fin dall'inizio dell'anno, è quella di creare dei supporti agli uffici su questo. Continuerà questo supporto agli uffici e, se vedete, anche nell'ambito ci sono anche dei progetti per quanto riguarda la produttività della polizia locale, dove sulla base dell'incassato noi potremo andare a prevedere appunto degli operatori della polizia locale a tempo determinato, previa consultazione pubblica, perché nel momento in cui si fanno dei tempi determinati si fa un concorso, fatto il concorso si fa una graduatoria che rimane aperta e a quel punto poi dopo si può procedere a fare l'assunzione. Quindi la procedura è un po' più lunga rispetto a quello che potrebbe essere l'interinale. Sì, va sollecitata perché è una necessità, una priorità. Il nostro sono veramente sottodimensionati come staff e lavorativo. Un'ultima considerazione era il fatto che questo bilancio consuntivo sconta ben 166.000 euro di debiti fuori bilancio. E a fronte poi della vendita della quota della farmacia, che, con la quale io mi sono battuta lacrimente, ma che mi ha visto sconfitta, però comunque diciamo così, almeno in questo è stato ripianato. Rimane un dubbio: questi debiti fuori bilancio a che punto stanno? Io lo chiedo adesso e vale per il 2014, ma per gli anni a seguire, e soprattutto, una volta esaurito il budget della farmacia, e diciamo così, i prossimi bilanci tra l'altro, io più che ragionare, esatto, perché la valutazione è una valutazione politica, non amministrativa. Da questo punto di vista noi ci siamo impegnati appunto a fare, con ricavato dalla vendita farmacia, prima la copertura del debito e poi gli investimenti in conto capitale, come la legge ci dà la possibilità. È logico, il debito fuori bilancio di natura non è certo, non è conosciuto. Quando si evidenzia, a quel punto deve essere data copertura, e voi potete vedere che nella nostra programmazione del 2013 avevamo, dal nostro punto di vista, coperto tutti i debiti fuori bilancio, ribadisco, ereditati dagli anni precedenti.
nel 2014, se voi vedrete nel nostro bilancio di previsione, sono già inserite delle voci di riconoscimento debito fuori bilancio, perché sono emersi nuovamente ulteriori debiti. La speranza mia è quella che finiscano una volta per tutte, perché qui ogni giorno che passa emergono sempre più debiti fuori bilancio, tutti delle precedenti amministrazioni. E quest'anno noi abbiamo dato copertura con i fondi come la legge prevede tranquillamente. Finito. Se loro vogliono fare le loro domande, poi passiamo alla dichiarazione di voto. Eccoci qua, buongiorno. Giusto, non entro nel merito del bilancio 2013, più che altro volevo un attimo far una domanda, una considerazione al sindaco e all'amministrazione. A parte, nel precedente consiglio io avevo presentato una domanda a firma di 3 consiglieri comunali per la richiesta eventualmente di fare i consigli comunali in orario pomeridiano, proprio per dare la possibilità di una maggiore partecipazione. Vedo che la cosa è rimasta in evasa. Avrei gradito che magari fosse presa in maggior considerazione anche in virtù del fatto dell'importanza del Consiglio di oggi. Le motivazioni, Sindaco, che l'altra volta tu hai fornito, cioè relative al supporto degli uffici, mi permetto di ribadirti che non le trovo fondate, nel senso che noi consiglieri andiamo a verificare nei giorni precedenti al Consiglio quelle che sono gli ordini del giorno, e quindi non c'è necessità di questo supporto. Oltretutto anche oggi il Consiglio cade di martedì, dove l'orario dei dipendenti è fino alle 6, quindi a maggior riprova si sarebbe potuto chiedere questo piccolo sacrificio. Però ne prendiamo atto, per carità, sta a voi sceglierle, e quindi passiamo oltre. Quello che invece vorrei evidenziare è il motivo, e qui c'è la domanda, per il quale a fronte di un bilancio e quindi di un consiglio così importante non si è ritenuto necessario, in nome della partecipazione e della trasparenza che tanto viene predicata, convocare la conferenza dei capigruppo. Grazie. Innanzitutto cominciamo a dare delle risposte. Consigliere, lei dice una cosa che poi dai fatti viene smentita immediatamente. Il consigliere Anea Mancini, che è un consigliere del Consiglio Comunale di Rignano Flaminio, oggi ha necessitato del supporto tecnico e amministrativo non del sindaco, ma di un dipendente del Comune di Rignano Flaminio. Quindi, appunto, a dimostrare che la presenza dei dipendenti in Consiglio Comunale è necessaria, è un supporto in più che questa amministrazione vuole dare ai consiglieri di maggioranza, ma soprattutto quelli di opposizione, e che io mi sarei aspettato un ringraziamento, non una polemica. Al di là di questo, e quindi questa è la dimostrazione di perché alcune volte i consigli comunali vanno fatti di mattina. Secondo aspetto. Noi dobbiamo immaginare che i consigli comunali devono essere incastrati in un sistema che è anche quello dell'attività amministrativa degli uffici. Noi abbiamo dei dipendenti a part time, dei dipendenti che sono presenti non tutti i giorni, e dato che oggi appunto il consiglio comunale, che io mi aspetto essere un consiglio molto interessante su per quanto riguarda gli aspetti di bilancio, era necessario e doveroso fare una convocazione a monte di mattina, perché appunto si metteva l'opposizione nelle condizioni di poter avere il tecnico, come il consigliere Mancini ha avuto l'opportunità di fare, per avere risposte. Secondo aspetto, la conferenza dei capigruppo. Ho già fatto in passato, circa una 20 giorni fa, una riunione con una conferenza dei capigruppo per fare l'altro punto, l'altro consiglio comunale, e rispetto all'altro consiglio comunale si era già anticipato in quella conferenza che sarebbe stato convocato nei giorni successivi il Consiglio Comunale con all'ordine del giorno appunto il bilancio, e chiedevo se c'erano dei punti da inserire all'ordine del giorno. Dato che i punti all'ordine del giorno non ci sono da inserire, questa amministrazione ha ritenuto opportuno di fare una convocazione in questo modo. Vorrà dire che la prossima volta prenderemo l'impegno formale di fare una convocazione formale, e se vuole glielo dico fin da subito, sarà convocata dal Presidente del Consiglio una conferenza di capigruppo per la mattinata del venerdì mattina, per andare a stabilire il prossimo Consiglio Comunale, che dovrà essere fatto entro fine mese con altri punti all'ordine del giorno. Come vede, non abbiamo problemi. Se dobbiamo ammettere che non è stata fatta la conferenza dei capigruppo, lo ammetto tranquillamente, anche se non ravvedo quale sarebbe stato il valore aggiunto della conferenza dei capigruppo in questa fase, perché a mia espressa richiesta mi è stato risposto che non c'erano punti, tant'è che non ci sono né interrogazioni né mozioni da inserire all'ordine del giorno, o meglio,
se lei legge il regolamento si rende conto, consigliere, che nella seduta in cui vengono definiti i bilanci non possono essere inseriti né mozioni né ordine del giorno. Di conseguenza, quindi, il punto all'ordine del giorno poteva essere inserito e aggiunto soltanto se c'erano delle proposte di iniziativa consigliare come delibere. Dato che non ci sono proposte di delibere da parte dell'opposizione, a questo punto di vista non potevano essere aggiunti ulteriori punti all'ordine del giorno. Sì, grazie Presidente. Sì, in parte il sindaco risponde, ha divagato un pochettino, però in parte risponde. Io non sono d'accordo quasi su niente su quello che ha detto e mi riaggancio a quello che ha detto prima il consigliere Agostinelli. Secondo me era fondamentale, oltre ai capi gruppo, fare una commissione consigliare sul bilancio, perché il bilancio è la carta d'identità di un comune. E secondo me sarebbe molto importante che il tecnico, che io ringrazio che oggi è qui, venisse pure quando c'è la commissione, in modo che uno può tirare fuori tutte le carte e tirare fuori i documenti, perché oggi è un botta e risposta e a fiducia di quello che dice, ma ci mancherebbe che non ci fidiamo. Ma io ho un bignami del bilancio che sono 40 pagine, se noi i 3-4 punti all'ordine del giorno saranno 170-180 pagine. Io sono venuto 4 volte in comune. Quello, consigliere, per conoscenza io non interrompo mai nessuno, capisco che uno è nervoso perché ha sbandierato la trasparenza e poi ha messo 3 porte fuori per arrivare da lui, quindi lasciamo perdere le polemiche, non finiamo più. Allora, quello che dico io, secondo me la commissione sotto questi punti di vista è fondamentale perché con la presenza del tecnico, che è molto bravo e molto preparato, secondo me si potrebbe dare un valore aggiunto e dare una svolta a questo paese finalmente. Se invece continuiamo a trincerarci dietro l'orario, le altre cose, secondo me il tecnico comunale è molto più importante che ci fosse in commissione. Io sono venuto 4 volte, voi ridete, sono contento che pure Marco Relli ride, sono molto contento. Lui era quello per la trasparenza e perché le cose funzionassero, il comune di tutti. Comunque sia... Lei stava perfettamente in amministrazione con me, non è che viene da Marte, lei 4 anni è stato consigliere comunale nonché presidente del consiglio, che era quello che dettava le regole. La faccia finita con questa barzelletta perché non ci crede più nessuno. Perfetto, ecco. Lo dimostreremo con i fatti. E io un'altra cosa, non interrompa, è una questione di educazione, non è il Presidente del Consiglio, almeno qui stia zitto, lei non è il Presidente del Consiglio, perlomeno stia zitto, abbia l'educazione, sta zitto e ascolta. Ma io non sono nervoso, tanto stavo a armare, guarda, sono tanto sereno. Vabbè, bravo, complimenti, continua così e sta andando benissimo, bravo, sta amministrando in maniera perfetta e trasparente il Comune di Rignano. Complimenti. Quindi dicevo, secondo me sarebbe fondamentale fare delle commissioni sul bilancio, che è la carta d'identità di un comune, in modo che uno dà pure qualche suggerimento, se viene accolto bene, se viene pensato che è una stupidaggine viene rigettato tranquillamente, che prima e dopo faremo 3-4 esempi che sono semplici calzanti, che vedono come funziona l'amministrazione in questo momento. Secondo me non va fatto così, andrebbe fatto in un'altra maniera, però lei e tutta la sua amministrazione è convinto che va bene così, andate avanti così, in bocca al lupo. Sempre per amore la verità. Uno, io vorrei capire, da una parte si dice non è necessario avere dipendenti in consiglio comunale perché siamo nelle condizioni di poter guardare in qualunque momento i documenti, sempre e comunque fare risposte, avere risposte, e dall'altra si dice che si vuole una riunione apposita per fare quelle risposte. Innanzitutto io credo che i consiglieri di opposizione hanno i documenti del bilancio da tempo immemore. Hanno tutta la documentazione necessaria per poter avere qualunque risposta e i miei uffici sono a completa disposizione. Se non sono state fatte domande, forse non ci sono caratteristiche o notizie che si vogliano avere in più. Quindi perché non entriamo nel merito del consuntivo invece di fare una polemica inutile, che è una polemica prettamente politica? Guardiamo i numeri, analizzate i numeri, cari consiglieri di opposizione, parlate dei numeri, non parlate di cose inutili che da questo punto di vista non arricchiscono il Paese. Se ci sono delle polemiche o delle osservazioni da fare, come ha fatto il consigliere Mancini, devono essere chiarimenti, noi siamo qua per accettare anche le critiche, ma parliamo di fatti. I fatti sono i numeri di bilancio, l'avanzo c'è o non c'è secondo voi? Se non c'è, considerate perché non c'è. Non che venite a raccontare cose che sono totalmente
aleatorie e sono totalmente superflue, perché i documenti ce l'avete a disposizione da settimane. Qual è la data? Almeno ci rendiamo conto. 17 aprile del 2014, sono 2 mesi e mezzo che avete i documenti a disposizione. E ora mi venite a dire che non avete avuto il tempo per poter analizzare le carte e non avete avuto gli uffici. Gli uffici ce l'avete in qualunque momento a disposizione. Quindi di conseguenza in qualunque momento potete tranquillamente andare agli uffici e chiedere spiegazioni. Perché non parliamo di numeri? Entrate nel merito. Ditemi se l'avanzo corrisponde o meno a verità l'avanzo che questa amministrazione ha fatto del 2013 di 150.000 euro. Significa che rispetto alle previsioni ha speso meno 150.000 euro. Su questo voglio risposte da parte dei consiglieri di opposizione. Per quanto riguarda quest'ultima cosa, mi sento di dover dare un mio parere, anche se probabilmente non è richiesto. Credo che il responsabile del servizio dei servizi finanziari debba redigere il bilancio e che noi come consiglieri siamo eventualmente, possiamo, anzi siamo tenuti a chiedere a loro delle spiegazioni, delle delucidazioni, ma non ci deve spiegare il bilancio. Lui redige, i suoi uffici redigono, noi abbiamo le carte da analizzare, noi possiamo, dobbiamo chiedere chiarimenti, informazioni, ma non ci deve spiegare il bilancio. Questo è tempo che lui non deve togliere assolutamente le sue funzioni. Le commissioni svolgono una funzione informativa e conoscitiva. Se ce ne devono essere di più, ben vengano, ma non debbono essere un alibi per ciò che non viene fatto. Io credo che l'analisi dei documenti in questo caso, e voi sapete quanto mi costa non dover criticare questa amministrazione, ma in questo caso sono stati dati con una tempistica più che regolare. Quindi non può essere usato questo come alibi per una mancata analisi di questo bilancio. Sono invece a dover, diciamo così, incentivare la collaborazione fra consiglieri di uffici, questo sì. Io stessa ho fatto delle richieste di materiale che ancora non mi è stato fornito, ma non mi permetto di utilizzare questo contro una gestione d'ufficio, nel senso che mi permetto di sollecitare la tempistica, diciamo così, della risposta alle richieste, questo sì, ma non può essere questo motivo di contenzioso in consiglio. E per quanto riguarda la gestione di questo bilancio, volevo però anche fare un appunto al sindaco, l'avanzo d'amministrazione è in questo caso il frutto anche di una vendita di una proprietà, quindi di fatto non è garantita la sua, come si dice, no? diciamo protrarsi nel tempo, però è anche vero che un avanzo d'amministrazione in sé non costituisce una premialità in eccesso, anche perché potrebbe diciamo così essere conseguente a una cattiva gestione degli incassi. Esatto. Quindi diciamo così, tanto per amore di chiarezza, diciamo così, per quanto riguarda la discussione che fino a qui c'è stata. Io vorrei arrivare alla votazione di questo bilancio e vorrei anche dire un'ultimissima cosa. Un consiglio comunale che avviene in un'ora della giornata, per me, lo voglio dire personalmente, è indifferente. Ho trovato e trovo sempre molto utile che avvenga durante l'orario d'ufficio, proprio perché quello che è lo scambio ultimo, anche degli ultimi secondi con gli uffici, può essere fondamentale per dirimere questioni e per dare chiarezza non solo a noi come consiglieri, ma ai cittadini che vengono anche in aula. Quindi torno a dire che insisto, per quanto mi riguarda, che tutto questo avvenga con l'orario d'ufficio senza nessuno sforzo, né in termini di straordinari, né di tempo per l'ente, né di tempo per i dipendenti, che secondo me già danno. Quindi in questo mi sento invece di dissentire da tutto quello che è il resto della maggioranza. Solo un chiarimento sulla farmacia. Noi in entrata mettiamo il valore della vendita della farmacia, 703.500 euro famosi, in uscita noi abbiamo già vincolato l'intero importo, quindi non è che con la vendita della farmacia non riusciamo a fare l'avanzo, perché in uscita gli impegni sono fatti per i riconoscimenti dei debiti fuori bilancio e più per le opere in conto capitale che abbiamo già discusso in altre sedute. Giusto per specificare, allora nessuno qui ha mai detto né pensato né fatto intendere che non c'è la collaborazione o l'efficienza degli uffici, assolutamente. Qui si sta facendo un altro tipo di discorso, il consigliere Mancini la pensa in un modo,
io, noi la pensiamo in un altro modo, tant'è vero che la dimostrazione, sindaco, come tu hai fatto l'esempio di oggi che è presente il capo della ragioneria, io te la faccio sui primi anni della tua consigliatura, dove i consigli comunali avvenivano sempre in orario pomeridiano, evidentemente lì il supporto degli uffici non serviva o molto probabilmente lì c'era un'onda emotiva che effettivamente si è spenta, quindi forse sono questi i motivi per cui conviene farlo di mattina il consiglio comunale. Tutto qua. Altra cosa, ma questo può intervenire il consigliere Conte, non è assolutamente vero che noi abbiamo detto in commissione che la conferenza dei capigruppo non era necessaria prima di questa seduta di consiglio, quindi su questo può avere la conferma dal consigliere Conte. Sempre per amore della verità, primo, qui nessuno ha detto che voi in commissione, in una conferenza di capigruppo, l'ultima conferenza dei capigruppo, da oggi in poi riprenderò anche quelle in modo tale che i cittadini si rendano conto anche di quello, nell'ultima conferenza di capigruppo, a mia richiesta esplicita, ci sono punti da inserire all'ordine del giorno? La risposta è stata no. In questo consiglio comunale non ci possono essere inseriti punti all'ordine del giorno, si legga il regolamento del consiglio comunale, caro consigliere, diversi da quelli che sono gli argomenti di bilancio o proposte di delibera, quindi di conseguenza non potranno essere inserite né mozioni né ordini del giorno né interrogazioni, è un punto chiaro del nostro regolamento. Secondo aspetto, io vedo soltanto polemica nei suoi interventi. Se lei pensa che questo può essere un modo per ragionare e costruire in questo paese, ben venga, ci mancherebbe, ognuno per i suoi ruoli e non la metto in dubbio. Però che si venga a dire che il problema del consuntivo di cui oggi stiamo analizzando e da cui da lei non ho sentito una parola del merito, perché vorrei capire cosa lei pensa nel merito di questo provvedimento, perché vorrei capire se la sua votazione è contraria, perché è contraria nel merito, se è a favore, perché è a favore nel merito, non che uno non fa una dichiarazione di voto e non entra minimamente in quello che è l'argomento di discussione e dice soltanto perché la commissione non è stata fatta, perché la conferenza dei capigruppo non è stata fatta, quando tranquillamente i documenti a disposizione ce li avete da mesi, e se c'era la volontà di confrontarsi e di costruire, come me l'hai prima detto, questa amministrazione ha sempre dimostrato che convocando conferenze e con commissioni consigliari allargate anche a tutti i consiglieri quando laddove il regolamento stesso non lo prevede. Quindi da parte mia c'è tutta la volontà di dire il problema dov'è. Entriamo nel merito dei provvedimenti, allora discutiamo, se no altrimenti stiamo facendo solo una polemica sterile che non arricchisce nessuno. Interventi? Passiamo alla votazione? Favorevoli? Contrari? Astenuti? Vabbè. Votiamo per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Secondo punto all'ordine del giorno, verifica aree e fabbricati per la residenza, attività produttive e terziarie, determinazione, prezzo, cessione per l'anno 2014. La parola al sindaco. Allora, qui noi andiamo a fare uno degli allegati propedeutici al bilancio, in cui si stabilisce se ci sono delle aree residenziali da cedere il prezzo e delle aree del settore terziario e produttivo da cedere il relativo prezzo. Il comune di Gnano Flaminio non ha disponibilità per quanto riguarda aree residenziali da cedere, mentre per quanto riguarda le aree produttive e terziarie, noi abbiamo chiaramente, tutti quanti oramai la conosciamo da tempo, l'area di Pietrolo e confermiamo il prezzo di vendita di 37,50 euro a metro quadrato. Passiamo alla votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Immediata eseguibilità. Bisogna ripetere la votazione perché il consigliere Benetta una volta vota a favore e una volta si astiene, quindi quantomeno ripetiamola per chiarezza. Consigliere Benetta. Favorevoli? Siamo veloci. Che in realtà è un'altra. Contrari? Astenuti? Votiamo per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Sentite, quando si vota non bisogna parlare, per cortesia. Anna Maria, per cortesia. Guglielmo, quando si vota non bisogna parlare. No, per favore. Va.
Votiamo soltanto adesso per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Passiamo all'altro punto all'ordine del giorno. Punto terzo. Servizi a domanda individuale. Individuazione dei servizi e dei relativi costi. Esercizio finanziario 2014. La parola al sindaco. Anche questo è un allegato di bilancio in cui si individuano i relativi servizi a domanda individuale. Come voi le conoscete bene, parliamo di mensa scolastica, soggiorni estivi per minori, asilo nido e soggiorni estivi per anziani. Andiamo a analizzare quelli che sono, a definire i costi, e andiamo a indicare anche qual è la relativa compartecipazione che l'ente fa su questi costi. Facciamo prima il consigliere Conte, gli facciamo fare la dichiarazione di voto, visto che non ha votato, almeno dichiara come vota. Andiamo ad approvare quello che è il bilancio per l'annualità 2014. Dopo aver approvato tutti quanti i relativi allegati di bilancio, qui andiamo a impostare quella che è una politica di spesa e di entrata del nostro ente per tutto l'anno 2014. Una cosa importante: c'è stata una proroga da parte degli enti locali, da parte di una, in seguito a un accordo ANCI-Governo, per l'approvazione dei bilanci fino a metà settembre. Questa amministrazione ha voluto comunque scegliere l'approvazione del bilancio in questa fase, perché almeno si dà certezza a quello che è il lavoro degli uffici, perché comincia a essere veramente problematico andare a fare una programmazione dove le leggi dello Stato cambiano in continuazione e non si hanno garanzie in termini di entrate e neanche in termini di potere di spesa. Però questa scelta non l'abbiamo voluta fare per rendere stabile quella che è l'ente e quindi impostare quelle che sono le politiche di sviluppo del nostro Paese. Questo è un bilancio per il 2014 che è caratterizzato innanzitutto da una riorganizzazione tecnica dei capitoli. Come potete vedere, una serie di capitoli sono stati azzerati per creare dei capitoli unici come centri di costo, e la stragrande maggioranza ha portato a degli efficientamenti e delle riduzioni di quelle che sono le spese previsionali iniziali. Inoltre questo bilancio è caratterizzato chiaramente da un aumento, vista la difficoltà economica, della spesa per i servizi sociali, e la situazione già la potete vedere, perché già sono stati messi in piedi una serie di bandi volti appunto a cercare di dare delle soluzioni a quelle che sono le difficoltà che in questo momento questo paese ha, e quindi parliamo dei voucher alimentari, dei bonus farmaceutici, degli inserimenti lavorativi che purtroppo, dico tra virgolette, quest'anno abbiamo aumentato fino al numero di 48 inserimenti lavorativi, perché le esigenze economiche da parte delle difficoltà economiche, le esigenze da parte delle famiglie di Rignano incombono e aumentano, e quindi questa amministrazione ha ritenuto opportuno fare un aumento di costi e un aumento della spesa in questi settori. Potete vedere che sono aumentate in maniera significativa anche le spese per l'assistenza educativa e culturale, quindi per le difficoltà che i nostri bambini hanno all'interno delle scuole, e anche per quanto riguarda l'assistenza domiciliare, quindi le difficoltà che i nostri ammalati hanno a casa, dove il comune presta monte orari di assistenza nei confronti di queste difficoltà. Un'altra caratteristica importante che noi vogliamo sottolineare è che nell'ambito di questo percorso amministrativo abbiamo inserito un capitolo di bilancio per quanto riguarda il progetto della città cardioprotetta. Questo è un investimento che questa amministrazione ha voluto fare
per dare una risposta a una difficoltà sociale del paese, perché la città cardioprotetta è un progetto attraverso il quale si va a stabilire anche in giro nelle strade del paese un sistema di controllo e di monitoraggio, e quindi anche possiamo ipotizzare nella sostanza un'iniziativa concreta come l'installazione di una serie di defibrillatori dopo aver fatto una campagna adeguata di formazione verso tutta la cittadinanza, in modo tale che anche soltanto salvando una vita, forse questi sono i 10.000 euro migliori spesi in questo paese. Un altro progetto importante che abbiamo portato avanti è il progetto della sicurezza del paese. Ieri è stata già fatta una delibera di consiglio di indirizzo, una delibera di giunta di indirizzo nei confronti degli uffici, in cui si dà mandato agli uffici di fare una ricerca con una manifestazione di interesse per andare a creare, non dico una sinergia perché legalmente non è possibile, ma un monitoraggio da parte di un sistema di vigilanza privata anche in orari notturni, in modo tale che si possa garantire quelle fasce di copertura in cui i servizi della polizia locale e dei carabinieri da questo punto di vista sono in difficoltà. Il tutto sempre finalizzandolo al monitoraggio sui beni pubblici. Altre iniziative importanti sono la sistemazione di quello che è il sistema Montelarco, dove questa amministrazione ha speso ha fatto l'investimento di acquistare il dearsenificatore sia per quanto riguarda il sistema idrico di Montelarco sia per quanto riguarda il sistema idrico di Punta Verde, e in modo tale si può garantire anche là il contesto, anche in quel contesto, un sistema di acqua potabile che purtroppo negli anni dalle analisi che erano emerse hanno dovuto emettere, ha portato un'emissione da parte mia di un'ordinanza di divieto assoluto di utilizzo dell'acqua ai fini domestici. Altro aspetto fondamentale sono gli investimenti che si stanno facendo per quanto riguarda l'idrico. Potete vedere benissimo che sono state fatte delle migliorie in alcune zone del paese per quanto riguarda le condotte idriche, e queste hanno portato finalmente dopo 10 anni ad avere in alcune porzioni del territorio l'utilizzo dell'acqua, cosa che prima per le difficoltà e le carenze delle condutture idriche alcuni cittadini purtroppo non avevano l'utilizzo di queste risorse. Inoltre ci sono in questo bilancio tutte le agevolazioni e le esenzioni delle imposte che noi abbiamo già discusso in un'altra seduta consigliare, e quindi per la prima volta Regnano Flaminio, i cassaintegrati, chi è in mobilità o in disoccupazione non pagherà l'imposta della nettezza urbana, per la prima volta Regnano Flaminio i pensionati al minimo INPS non pagheranno l'imposta della nettezza urbana. Per la prima volta a Regnano Flaminio ci sarà anche una politica di attenzione verso quelli che sono la tutela degli animali e coloro che andranno ad adottare i cani del comune di Regnano Flaminio presso il canile di Bracciano avranno l'esenzione totale dalla nettezza urbana. Per non parlare poi dell'IMU seconda casa, in cui in questo bilancio si va a considerare appunto l'esenzione per i genitori o figli che danno in usufrutto in comodato d'uso l'immobile in linea diretta, con il vincolo appunto quello dell'ISE famoso dei 15.000 euro, e in questo bilancio si fanno tutta un'altra serie di agevolazioni per imposte che noi abbiamo già discusso in un'altra sede, che sono per esempio il 30% per coloro che vivono all'interno dell'immobile per determinati periodi dell'anno, per quanto riguarda coloro che abitano singolarmente l'immobile. Insomma, questa è una politica complessiva che va a analizzare non soltanto quelle che sono le difficoltà economiche con investimenti sul sociale, va a analizzare anche quelle che sono le agevolazioni verso le categorie più deboli, anche il regime tariffario, e contestualmente voi potrete vedere che c'è sempre in bilancio quella voce che è la lotta all'evasione, perché questo non significa che contestualmente, come già abbiamo discusso già prima, questo non significa che nello stesso tempo gli uffici non stanno lavorando su quella politica di recupero dell'evasione. L'abbiamo già detto prima, e l'ho già detto prima, sono stati già approvati dalla Giunta due progetti di produttività per i dipendenti, uno per quanto riguarda la lotta all'evasione dell'ICI, uno per quanto riguarda la lotta all'evasione della TARSU. Questo è un modo per andare incontro a quelle esigenze dei cittadini che periodicamente e regolarmente pagano le imposte, è un modo per dimostrare che non è sbagliato pagare le imposte, ma è contrario appunto, coloro che evadono devono essere perseguiti. In poche parole ho descritto quella che è l'attività, per non parlare poi dei contributi che vengono rilasciati all'Avis, del contributo che questa amministrazione ha voluto stabilire al volontariato di Rignano Flaminio, che è un'attività meritoria che penso questo Consiglio Comunale all'unisono debba ringraziare, e in questo contributo che voi vedete quest'anno c'è un quid in più che è dato appunto non solo dai regolari servizi che questa amministrazione ha stipulato insieme al volontariato per quanto riguarda per esempio il trasporto dei ragazzi o dei bambini per andare nei plessi scolastici, cosa che altrimenti non avrebbero potuto fare, ma in questo bilancio si va a considerare anche quello che è il contributo per l'acquisto di una nuova autovettura e di una nuova ambulanza da parte del volontariato.
C'è nell'ambito del bilancio un'altra voce, che è quella della spesa della protezione civile. Per la prima volta nella storia di questo comune è stata fatta la formazione per i volontari della protezione civile. Hanno già partecipato a dei corsi di formazione per quanto riguarda per esempio il sistema dell'antincendio, in modo tale che finalmente noi abbiamo dei volontari che sono nelle condizioni effettive di poter intervenire in una situazione di emergenza e non andare allo sbaraglio come purtroppo poteva accadere. In questo modo hanno formazione, sanno come muoversi e devo dire che già sono stati fatti dei corsi e la quasi totalità dei volontari, dico la quasi totalità perché in un paio ancora non hanno superato il corso, ma la quasi totalità ha ottenuto appunto il riconoscimento e la certificazione di poter intervenire in quelle che sono appunto le attività di supporto e le attività di emergenza in fase di antincendio. In poche parole abbiamo voluto ho spiegato il bilancio, se ci sono degli interventi io sono qua per analizzarli. Ci sono interventi? Allora la parola al consigliere Agostinelli. Agostinelli ha preso la parola? Vabbè, ma non potete fare quello che vi pare, hai preso la parola, parla, dai, se no si fa confusione. Forza. Era solo galanteria. Noi abbiamo presentato un emendamento del quale vorremmo avere un attimo, ecco, un riscontro, poi da lì partiamo per altre considerazioni. Allora, è stato presentato per conoscenza, è stato presentato in data 4 luglio 2014 una proposta di emendamento al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014 da parte del gruppo consigliare di Forza Italia. I miei uffici e il responsabile del settore, quindi il dottor Bravetti che vedete presente, e il revisore dei conti, come stabilisce il regolamento, devono apporre il parere sull'emendamento presentato. Entrambi hanno ravvisato parere non favorevole e quindi non proponibile, e vi leggo le motivazioni, in quanto il presente emendamento determina squilibri di bilancio. Quindi questo dimostra chiaramente l'inammissibilità da parte dell'emendamento. Se volete io posso entrare già nel merito di tutto quanto, ma c'è il tecnico, le spiega direttamente il tecnico. Questo si dimostra l'importanza del tecnico presente in seduta. Prego. Consigliere Beretta, per cortesia, una alla volta. Allora, l'emendamento prevedeva diminuire la TASI di 131.700 euro e diminuire una serie di uscite, eccetera. La considerazione che è stata fatta dal sottoscritto è che la TASI è stata deliberata, vi leggo proprio quello che ho scritto e poi leggiamo quello che dice il revisore, con delibera di Consiglio Comunale numero 17 del 24 giugno 2014, nella quale è stata individuata sia l'aliquota e sia i servizi indivisibili che venivano coperti dalla stessa TASI. Quindi dal momento in cui è stata stabilita l'aliquota, il Consiglio Comunale ha votato qual era i servizi che andava a coprire, la stessa percentuale di copertura. In quella delibera è stato deliberato il 100%. Quindi, avendo prevedere un minor gettito della TASI, occorre ovviamente rimodulare sia l'aliquota e sia la percentuale di copertura di stessi servizi indivisibili. Che cosa succede? Che ai sensi dell'articolo 162 del 267 successive modificazioni e integrazioni vengono violati i principi di veridicità e integrità del bilancio, perché andando a spostare quello che è un tributo fondamentale di cui la certezza dell'entrata effettiva ad oggi nessuno la può dare, né il Ministero, né il Comune di Rignano, ma né la Prefettura, né il MEF e nel Ministero, nessuno è in grado di dare quale sarà poi se la percentuale che noi abbiamo stabilito sia giusta o sbagliata. Quindi andare a fare un'ulteriore modifica ovviamente va a violare questo tipo di principi. Il revisore, in cui prende, diciamo, nel suo parere, chiude il parere dicendo: dal punto di vista contabile la TASI è stata deliberata con delibera il 17 giugno, la previsione di un minor gettito della tassa necessita della rimodulazione dell'aliquota e della conseguente percentuale di copertura. Dal punto di vista contabile, pertanto, l'emendamento altera gli equilibri di bilancio. Si esprime parere non favorevole in quanto il presente emendamento determina squilibri di bilancio. Il giudizio si rimette all'esame del Consiglio in merito all'opportunità di adozione. Questo è il quanto. Il problema riguarda proprio perché è una tassa di nuova istituzione.
Quindi le previsioni fatte sono state fatte in virtù di alcuni dati che ci sono stati forniti, ovviamente. E quindi il principio proprio dell'integrità del bilancio è legata proprio a questo tributo. Allora, nell'emendamento che noi abbiamo presentato abbiamo scritto in caso, innanzitutto lo vado, faccio un passo indietro, credo che sia opportuno illustrarlo. Noi, a fronte del fatto che il comune di Rignano si è attestato fra IMU e TASI sul massimo, abbiamo cercato di individuare delle voci da poter andare ad eliminare senza toccare né servizi sociali. Però, ne, per amore della no, verità, però allora no, Presidente, no, Presidente, se l'emendamento è ritenuto inaccettabile lei non lo può illustrare, chieda almeno permesso al Presidente di poter Presidente, andare fuori dal regolamento. Allora mi dica lei come dobbiamo fare, a chi mi devo rivolgere, a lei, al sindaco, al parroco, a chi mi devo rivolgere, eh? Insomma, voglio dire, allora forse sì. Se lo devo chiedere al sindaco, al presidente? No, no, io sono calmissimo. Il permesso lo devo chiedere al sindaco, al presidente? No, per saperlo, perché siccome lei prima, presidente, mi ha detto che la parola me la devo dare lei, allora se io lo chiedo al sindaco, a chi lo devo chiedere il permesso? Cioè non c'è bisogno di fare da supporto al presidente, sindaco, su. Allora, no, assolutamente, assolutamente. È per chiarire, no? Il bilancio deve essere. Allora, chiedo il permesso al presidente e anche al sindaco. Chiedo permesso al presidente e al sindaco di poter un attimo fare dei chiarimenti e di poter anche avere dei chiarimenti in risposta, perché evidentemente sicuramente siamo noi che abbiamo sbagliato. Perfetto, così dicono gli uffici. Perfetto, così dicono. Colgo la tua domanda. Perfetto, grazie presidente. Allora, noi a fronte di un'aliquota della TASI che si attesta insieme all'IMU sul massimo per il comune di Rignano, abbiamo cercato di andare a vedere quelle voci che potevano essere ridotte senza andare a toccare chiaramente quelle voci relative ai servizi sociali, agli aiuti, ai voucher e a tante altre voci che prima illustrava il sindaco. Tant'è vero, noi abbiamo evidenziato l'opportunità di diminuire ad esempio le spese. Vabbè, evidentemente ragione. No, evidentemente. Allora, dicevo, abbiamo individuato l'opportunità di andare a diminuire le spese dello staff del sindaco, che sono aumentate fra spese e contributi di circa 15-18 mila euro. Abbiamo ritenuto opportuno di andare a diminuire le spese relative ai liti e agli arbitraggi. Abbiamo ritenuto opportuno, in questo momento, andare a diminuire, Presidente, chiedo che non si facciano dei commenti, perché sennò diventa un bar, no? Una sala consigliare. Abbiamo ritenuto opportuno di andare a diminuire le spese relative alle attività culturali, laddove a fronte del bilancio precedente, l'anno precedente, di 15.000 euro, sono passate a 43.000 euro. Se è vero come è vero, che viviamo tutti un momento di crisi, credo che, fatta salva la intoccabilità dei servizi primari, laddove dobbiamo andare a modulare la spesa, è relativo a delle voci che si possono tranquillamente modulare. Tant'è vero che a fronte delle spese che sono diminuite per l'indennità di amministrazione, come abbiamo già parlato nella precedente seduta di Consiglio Comunale, anche per un fatto numerico, che sono diminuiti i consiglieri e gli assessori, in realtà il totale del servizio 1 aumenta da 120.000 a 158.000. Ora, tutte queste spese che noi ritenevamo opportune di andare a diminuire,
Il ragioniere ci dice che non, se ho capito bene ragioniere, mi perdoni se sbaglio, che non potevano essere riversate sulla TASI perché era stata già approvata con una delibera di consiglio comunale. Ho capito bene? Ecco. Ma noi nell'emendamento chiediamo chiaramente, alla fine in calce, scriviamo chiaramente se dovesse essere accettato questo emendamento, chiaramente sarà necessario rivedere con la delibera le aliquote già fissate. Quindi questa era la domanda, anche perché io mi chiedo allora come fa un'amministrazione a determinare un'aliquota sulla TASI, cioè perché altri comuni riescono ad avere delle aliquote più basse? Cioè io credo che sia un indirizzo politico dell'amministrazione, quello di dire io voglio andare a rivedere le spese, cerco di diminuirle e vado ad abbassare l'aliquota TASI. Se questo non viene fatto, legittimo, però io lo interpreto come un indirizzo politico, che è tutto nella vostra facoltà, ci mancherebbe, però io lo interpreto così, perché se no non mi spiego come fanno tanti altri comuni ad avere aliquote sensibilmente più basse a fronte di servizi primari che vengono mantenuti. Tutto qua. Quindi è una domanda, ne approfitto sempre al ragioniere, se le spese che noi, le minori uscite che noi abbiamo indicato nell'emendamento, sono tutte legittime nella nostra nell'evidenza che abbiamo fatto, cioè erano spese che si potevano abbassare quelle? Allora, innanzitutto lei non può chiedere a un ragioniere una valutazione che è prettamente politica, consigliere Agostinelli, non è la legittimità del vostro emendamento, già c'è una risposta, mi dispiace che non la volete accettare, ma se un minuto prima voi dite che il ragioniere è la persona competente e il revisore dei conti, avete dichiarato che viva Dio che c'è il revisore dei conti che certifica le cose in maniera ufficiale, non è perché adesso vi dicono che le cose non vanno bene e non sono più le persone adatte. Allora, se prima mi andavano bene, vedono andare pure oggi, quindi sull'emendamento mi dispiace per lei, consigliere, la prossima volta lo riproponga in maniera chiara e lì vedrà qual è l'indirizzo di questa amministrazione. Non c'è alcun problema, non mi nascondo, non ci nascondiamo. Se vogliamo le posso anche rispondere punto su punto. Mi dispiace, consigliere Agostinelli, che lei non riesce ad immaginare che c'è stata una rimodulazione dei capitoli di bilancio. Se lei vede che il titolo prima aumenta è perché alcune voci che prima stavano da altre parti adesso sono state reinserite in quella parte. Se lei fa l'analisi capitolo per capitolo di quelli che erano i bilanci prima, che quelli che erano i bilanci prima e quelli che sono i bilanci di adesso, si renderà conto che non ci sono stati degli aumenti, ma sono semplicemente delle variazioni di entrate, le variazioni di voci di spesa da un capitolo ad un altro. Se vuole rispondo anche sullo staff del sindaco, che pare chissà di cosa stiamo parlando. La voce dello staff del sindaco, e la invito a esaminare, visto che lei è molto attento, peccato che non gli piace sottolinearle alcune cose, che non c'è stato un euro di spesa di aumento di spesa del personale. Perché non deve dichiarare che questa spesa del personale è semplicemente riallocata da un capitolo che prima era in precedenza su un altro intervento e stata riallocata su quella lì? Allora, di cosa stiamo parlando? Lei vuole quindi da una parte dire noi dobbiamo aumentare il numero dei dipendenti all'interno del comune di Rignano Flaminio, però tagliamo la spesa personale, scusatemi, Allora la spesa personale fino al 2016 non può essere aumentata per legge. Automaticamente questa amministrazione ha fatto una scelta di fare un contratto a tempo determinato. Non ha fatto concorsi a tempo indeterminato che impegnassero l'amministrazione o il comune di Rignano Flaminio a vita. È una scelta che termina con l'operato di questa amministrazione, in modo tale che non si vincola uno il comune di Rignano Flaminio ad avere una riduzione, una perdita di quella che è la spesa personale, che per legge non può essere aumentata, e se la strada continua così lo Stato non ce la farà aumentare a vita, e se la diminuiamo oggi domani non potremo riaumentarla, e non potrà essere fatta una scelta da parte della nuova amministrazione di fare un'altra assunzione, un altro tipo. Ma perché dobbiamo fare polemiche senza senso? Così come sulla cultura, ma se fate la sommatoria degli interventi, vi rendete conto che l'aumento che voi vedete nasce dalla somma di vari capitoli.
Così come, e entriamo nel merito di tutto quanto quello che volete dire, le spese litri arbitraggi. Ma le spese litri arbitraggi servono per coprire tutti i debiti fuori bilancio che ogni giorno emergono. E se dobbiamo andare a analizzare, io se vuole le do tutti gli atti a disposizione, si renderà conto che spese litri arbitraggi sono delle spese che questa amministrazione sta sostenendo su incarichi dati nel 2008, nel 2007, nel 2006, nel 2009, che non avevano copertura di spesa integralmente. Si davano incarichi per 1000 euro e poi arrivano le cedole di fine anno che sono 10.000 euro. Peccato che arrivano nel 2014. Allora quando si parla si bisogna documentare, non che si dice si riducano le spese di litri arbitraggi. Le spese di litri arbitraggi, uno, se fa la sommatoria dei due interventi vedrà che sono diminuite. Due, la stragrande maggioranza degli impegni sulle spese di litri arbitraggi si renderà conto che sono tutte quante per cause ereditate. Allora, prima di andare a analizzare i documenti, prima di fare proposte di questo tipo, uno forse si dovrebbe documentare. Perché accetto la polemica di dire si fa un investimento da una parte piuttosto che un altro, ma ci sono delle spese che non possono essere toccate, che sono le spese non di scelta politica. Perché le spese litri di arbitraggi non le stabilisce la politica, le stabiliscono gli uffici. Perché le cause che abbiamo in corso non è che il sindaco decide, c'è un ufficio apposito. Di conseguenza non è che questa amministrazione è contenta di spendere 130.000 euro per spese litri arbitraggi. Mi sarebbe piaciuto evitare queste spese litri arbitraggi con una gestione attenta e oculata e investirli sul sociale. Purtroppo non si può fare, perché quando si fanno le amministrazioni in un certo modo, ecco le conseguenze, che chi viene dopo si trova nelle condizioni di dover fare degli investimenti anche di questo punto di vista. Allora io dico, analizziamo nel dettaglio. Cominciamo a dire, siamo favorevoli o contrari agli investimenti che questa amministrazione sta facendo sul sociale? Siamo contrari o favorevoli agli investimenti che questa amministrazione sta facendo sulla manutenzione degli immobili? Perché leggo pure che si fanno la riduzione della manutenzione degli immobili. Ma voi sapete quanto c'è di manutenzione degli immobili da fare? Prima il consigliere Mancini, giustamente, lì non ho risposto consigliere Mancini e me ne dispiace, mi ha chiesto come intendiamo valorizzare il patrimonio. Noi intendiamo valorizzare il patrimonio, uno, con degli interventi che noi dobbiamo fare purtroppo per metterlo nelle condizioni di essere in condizioni di efficienza, ma è logico che da quest'altro punto di vista noi stiamo andando nella direzione di fare avvisi pubblici per la gestione a terzi del patrimonio. Parliamo del campo sportivo, parliamo del laghetto, questa amministrazione ha fatto una gestione oculata delle palestre avendo un introito, cosa che prima non accadeva, quindi stiamo cercando di andare in una direzione di valorizzare al massimo quello che è il patrimonio comunale, rendendoci sempre conto delle difficoltà in questo momento economico ci sono, perché chi siano esse associazioni, sia essi singoli privati, comunque non godono in questo momento di una situazione economica tale da poter stabilire delle aliquote, delle tariffe talmente elevate, perché altrimenti lì non avremo un'entrata ma non avremo proprio l'utilizzo delle strutture. Allora, sappiamo benissimo che le spese del personale non si possono aumentare, anzi devono rimanere di un centesimo sotto rispetto all'anno precedente. Sì, però se parli si sente? Sì, sì. Sappiamo benissimo tutte queste cose, sindaco, ma non è che noi diciamo di togliere spese e poi non permettere magari l'utilizzo di personale. Il problema è che lo staff del sindaco in questo momento non può aumentare i costi, non esiste. È inutile venire a dire abbiamo fatto sacrifici, facciamo sacrifici. Si utilizzano quei soldi, col del personale, in altri settori, visto che il comune di Rignano è carente. Vedi manutentori, vedi ausiliari del traffico. Quindi se uno vuole mantenere le spese del personale inalterate, lo può fare benissimo, di sicuro non aumentando le spese del proprio staff. Ok? Quindi questo tanto per chiarimento. Punto secondo. Io nessuno ha chiesto al ragioniere qual è l'indirizzo politico, perché vedi sindaco, forse tu non so se volontariamente o casualmente stai confondendo gli interventi che fa il consigliere Mancini con quelli che ho fatto io. Io ho solamente chiesto come fa allora un'amministrazione, e lo chiedo a te sindaco, alla tua amministrazione, come fa un'amministrazione a dare un indirizzo cui va a diminuire l'aliquota sulla tassa nuova come è la TASI a fronte di altri comuni che lo fanno tranquillamente. Perché se voi mi dite che noi come comune non potevamo evitare di mettere il 2 per 1000 sulla TASI, allora io ne prendo atto.
Ma siccome non credo che sia così, e lo sai anche te sindaco che non è così, allora il nostro emendamento, che è sbagliato, questo lo dicono e ne prendo atto che lo dicono i tecnici, però nasceva nella volontà e nel contributo di voler dare all'amministrazione, laddove un'opposizione dice benissimo, voi avete fatto il bilancio, sappiamo tutti che è un bilancio difficile, che le norme centrali dello Stato centrale sono in continuo divenire, che è difficilissimo per gli uffici che sono quasi diventati autoreferenziali, proprio perché devono stare attentissimi a come si devono muovere per il continuo divenire delle norme. Allora avevamo detto cerchiamo di andare a vedere se è possibile abbassare la TASI, perché il comune di Rignano si è attestato sul massimo. Tutto qua. Era questo, fra TASI ed IMO, la sommatoria, IMO 8,6, TASI 2 è il 10,6, che è praticamente, non so se è l'11,6, quindi questo è quello che a noi risulta, abbiamo già detto l'altra volta. Quindi era qui la cosa, per cui non cerchiamo di mistificare dicendo che non si possono diminuire le spese del personale. Le spese del personale non le diminuire, però non aumentare le spese del tuo staff. Tutto qua. Allora, innanzitutto, se lei propone un emendamento in cui lei dice minori entrate tal detali, minori uscite tal detali, lei con questo emendamento, consigliere, forse non l'ha letto bene, lei sta diminuendo le spese del personale del comune di 11.500 euro, perché lei non è che le ha riallocate in un altro capitolo, uno quando firma i documenti deve essere consapevole di quello che firma e automaticamente prenderne le conseguenze. Nell'emendamento che lei chiede c'è una riduzione di spesa del personale di 11.500, è una scelta, nessuno la mette in dubbio, lei sta facendo questa scelta, questa amministrazione ha fatto un'altra scelta. Secondo aspetto, non si preoccupi per quanto riguarda gli operai e la polizia locale, perché questa amministrazione, se lei vede nel bilancio e è attento a leggere il bilancio, si rende conto che ci sono dei capitoli di intervento che prevedono appunto questo, l'ho spiegato prima al consigliere Mancini. Quindi il problema si è risolto anche da questo punto di vista. E ribadisco, l'ho già spiegato in un altro consiglio comunale per quanto riguarda la TASI. Innanzitutto, per amore della verità, la TASI la pagano tutti i cittadini proprietari di immobile. L'IMU è un'altra partita, la cui sommatoria non può dare quello, ma questa amministrazione avrebbe potuto tranquillamente fare un'altra scelta, che è quella di diminuire l'IMU seconda casa e alzare la TASI per tutti i cittadini. Quindi quando diciamo che la TASI sta al massimo, stiamo dicendo un'inesattezza, perché lei forse lo sa benissimo, perché è amministratore in un altro comune, che la TASI al massimo può essere più del 3, Rignano sta al 2. Perché dobbiamo dire cose che non so veritiere, che i cittadini possono percepire in maniera distorta da quella che era la realtà? Consigliere Agostinelli, mi dispiace, ma questa è la realtà. Secondo aspetto, nell'altro consiglio comunale le ho già ampiamente messo all'attenzione che l'imposta TASI serve a sostenere tutta una voce di servizi indivisibili, pubblica illuminazione, costi della polizia locale, i costi della protezione civile, i costi della manutenzione, cioè, perché dobbiamo andare a dire che questo non è vero? Questa amministrazione ha fatto questa scelta, nessuno lo mette in dubbio, su suggerimento degli uffici, perché la valutazione delle tariffe, io non so se lei immagina o in un altro comune la fate voi, ma nel momento in cui gli uffici ti mettono le condizioni di dire se prima noi con l'IMU prima casa avevamo un trasferimento dello Stato di 800.000 euro e ora lo Stato toglie il trasferimento, gli uffici ci dicono che deve essere nelle condizioni di poter efficientare, perfetto, l'abbiamo fatto, perché la somma non era questa ma era molto di più, abbiamo ridotto alcune spese e contestualmente abbiamo messo il minimo che potevamo mettere. Non pensare, consigliere Agostinelli, che noi siamo contenti quando i cittadini pagano. Il problema è che in questo momento noi dovremmo chiedere tutti quanti con senso di responsabilità un'altra cosa, l'efficientamento dei servizi, che i servizi funzionino, perché che i cittadini pagano i servizi è ovvio che li debbano pagare, perché se vogliamo dire che invece i servizi devono essere gratuiti per tutti, auguri. Stiamo facendo voi il ruolo dell'opposizione e altri si devono assumere la responsabilità delle scelte. Ma dato che i servizi devono essere pagati, se dai conteggi fatti che emergono dagli uffici si dà un'indicazione chiara che in questa direzione si deve andare, perché è quello che permette di autoalimentare quelli che sono i servizi indivisibili, come la legge chiede, perché quella legge che stabilisce la TASI va a coprire gli investimenti che il comune fa per quanto riguarda la spesa dei servizi indivisibili, a meno che non vogliamo tagliare i vigili o la spesa del personale, gli altri servizi purtroppo la pubblica illuminazione ha dei costi.
La protezione civile, l'ho detto prima, ha dei costi. Questa è la scelta che questa amministrazione ha fatto. E quello che sta facendo è quello di pretendere dagli uffici e dalle aziende che lavorano su questi settori che i servizi funzionino e funzionino bene. Perché è giusto che i cittadini pagano, ma in cambio abbiano un servizio che funziona. È per questo che c'è il sistema della pubblica illuminazione col numero verde, è per questo che c'è il sistema per quanto riguarda la viabilità col numero verde, è per questo che alla polizia locale sono stati fatti anche dei progetti di produttività per fare dei controlli anche nel notturno. Un modo per dimostrare che le tasse i cittadini le devono pagare purtroppo, ma in cambio hanno un corrispettivo, un servizio che funziona. Questa è la scelta di questa amministrazione. Grazie Presidente. Due cose, una è tecnica, sempre può rispondere il Presidente. Voi è cambiato il regolamento oppure non lo conosco più io, ci mancherebbe, forse non lo conosco io. Il regolamento del Consiglio Comunale dice che il sindaco, un suo delegato, illustra il punto, i consiglieri che vogliono prendere la parola prendono la parola, uno della maggioranza, il sindaco, chi per lui, risponde a tutti e hanno il diritto di replica un consigliere o i consiglieri di opposizione. Qui invece sono tre anni che c'è il sindaco che illustra, tutti gli altri, tutti zitti, poi c'è un consigliere di opposizione che parla secondo il punto che decide, il sindaco gli risponde, poi parla un altro, gli risponde il sindaco un'altra volta, poi parla Maria Mancini, gli risponde il sindaco un'altra volta. Invece il regolamento non dice questo, caro sindaco, lo so che ti dà fastidio e sono contento che magari vuoi illustrare. Secondo me dovresti prendere l'appuntini di tutto quello che ti dicono i consiglieri comunali e poi dopo rispondi. Però detto questo, che è una polemica sterile che tanto non ci porta da nessuna parte, allora io volevo dire un paio di cose. Innanzitutto penso che basta guardare il comune qua vicino, Sant'Oreste, l'IMU è 7,6 e l'altra è l'1%, quindi volendo se trova il modo di poter diminuire la spesa che sta sui contribuenti. Detto questo, ci sono due o tre cose che vorrei chiedere all'amministrazione, così entriamo più nei particolari delle scelte amministrative e nota dalle altre voli pindalici. Allora, io mi sono visto, mi sono promesso che lo faccio oggi e poi vorrei guardare avanti, perché sono tre anni che dico di guardare avanti e invece ne ho. Bisogna sempre guardare indietro, segno evidente che di quello che si sta facendo oggi nessuno ne vuole parlare. Nel 2010, stampa dell'ufficio ragioneria, perché sennò poi mi dite che c'ho fogli sbagliati, poi se l'ufficio mi danno i fogli sbagliati va bene lo stesso. Allora, nel 2010, assistenti scuola, bus, 28.290. Nel 2013, assistenti scuola, bus, 38.000, però ti ho detto sindaco, è una questione di educazione. Io capisco che sei nervoso, sono rimasti 20 mesi e ti si stringono i panni addosso, ma se uno non sta sereno, rispondi sui fatti, non ti sta sempre agitato, sei così agitato, state sereno. Tanto se sei stato bravo, ti ricandidi, vinci le elezioni, rigoverni 5 anni e stai sereno e beato, forse cominci a pensare che è diversamente. Comunque, assistente di scuola, bus, nel 2010 giravano 6 pulmini, ripeto, 6 pulmini, e qui ci sono le determine. Marcorelli, se l'assessore Marcorelli la fa sta zitto, ma siccome è delegato potrebbe rispondere direttamente, invece di passare i pizzini, se c'ha la voce per parlare, il coraggio di affrontare le persone, forse viene, parla e riesce a parlare anche l'assessore. Chiedi il permesso pure se può andare al bagno più tardi. Allora, detto questo, detto che c'è il permesso per andare al bagno, allora l'assistente, no vabbè, chiede il permesso. Non mi è successo mai di vedere un assessore che chiede il permesso di parlare al Consiglio Comunale. Penso che stiamo all'apice, penso che questa è la cartolina di come stiamo messi. Va bene. All'argomento, assistenti alle scuola bus, nel 2010 28.290 euro, nel 2013 36.160. Ma la cosa che mi preoccupa è un'altra, sì, sono contento che sono orgoglioso, stanno spendendo 40. Prima giravano 6 pulmini nel 2010, oggi ne girano 4, ma non è che mi preoccupa questo, sarà migliorato il servizio, ora se sentiamo la solita cantilena, abbiamo fatto, legalità, le solite stupidaggini, ormai ci crede solo lui, sì, le solite stupidaggini che dice che ci crede solo lui ormai. La cosa che mi preoccupa di più è che le ragazze che lavorano presso gli scuolabus stanno un mese con lo stipendio al mese di febbraio, e questo che mi preoccupa di più, non tanto che è aumentata la spesa, che mi interessa relativamente, che sicuramente sarà stato migliorato il servizio, ci saranno stati 2 miliardi di situazioni che non voglio nemmeno andare a vedere. Però è da febbraio che non prendono lo stipendio. Un'altra ipotesi che potrei fare, e poi vorrei parlare, come ho detto, di altre situazioni, vedo il sito, tanto per portare un esempio. Nel 2010 il sito lo gestiva la ditta Granico di Sacrofano e il costo complessivo era 5.000 euro. Oggi il sito lo gestisce la ditta Granico e costa 10.527.
me li diranno come al solito, è tutto meglio, è più bello, abbiamo fatto questo, su tutte belle parole che poi ai fini pratici non contano niente. La cosa invece che a me imbarazza di più, non soltanto queste due spese che potrebbero essere cambiati il modo di affrontare il servizio, a me quello che mi preoccupa di più sono, ma no, perché vengono spesi circa 600.000 euro per servizi sociali e 100.000 euro per feste e contributi da associazioni varie, è che in questi 3 anni sono stati fatti 700 regolamenti, caso strano non è stato fatto il regolamento né per le feste, né per i contributi e né per i servizi sociali, cosa che l'assessore servizi sociali non è stato ancora fatto, caro Marco Relli. Porta le carte, va bene, va bene. Invece quello che mi lascia contento di questo bilancio è il fatto che a Montelarca e a Ponte Verde è stato fatto il desertificatore e che sono messe le detrazioni per quanto riguarda i disoccupati e i meno ambienti. Grazie. Allora, no, però è un modo per dare una risposta e quindi dare la possibilità anche di rispondere, perché penso che sia più corretto. Se poi, se consigliere Mancini mi permette la possibilità di replicare, almeno gli do una risposta immediata. Innanzitutto, io la ringrazio consigliere Berretta che lei mette sempre in evidenza questo capitolo dello scuolabus. Io le ricordo, consigliere Agostinelli, innanzitutto non so come lei possa sapere che i stipendi sono a febbraio perché non corrisponde a verità. Stiamo parlando di una vicenda privatistica, ricordiamocelo sempre, perché stiamo parlando di un'azienda che deve pagare i suoi dipendenti e noi oggi stiamo dicendo in consiglio comunale una cosa che non è vera. Siamo consapevoli di quello che noi diciamo. Secondo aspetto, è vero che il capitolo passa, c'è cioè un aumento di 6.000-7.000 euro. Innanzitutto non sono, erano 6 pulmini, ma erano 5 in precedenza. In precedenza erano 5 pulmini che giravano, più c'era la persona che stava a terra. Ma al di là dei numeri, ma consigliere Berretta, lei si ricorda bene qual era il trattamento economico che questi lavoratori avevano? Se lo ricorda bene? Allora, visto che se lo ricorda bene, dal mio punto di vista, secondo me, lei dovrebbe tacere. Perché se noi immaginiamo che ora ci sono persone che hanno la malattia, le ferie, un trattamento economico regolare, questa considerazione, questo trattamento c'era? Chiediamo insieme, io e lei, facciamo una lettera scritta in cui richiediamo all'allora gestore del servizio dello scuolabus la copia di tutti i contratti registrati di tutti i lavoratori. Al prossimo consiglio comunale, se vuole, lo portiamo qua, lo facciamo vedere, visto che c'è la webcam, ai cittadini, e i cittadini potranno valutare, io e lei insieme, con la firma insieme, che facciamo, se sale lo facciamo insieme, la copia dei contratti, di quelli che ci sono oggi e di quelli che ci sono allora. E poi valuteremo se questo aumento dei costi è dovuto per una scelta di questa amministrazione di sostenere i lavoratori come ci eravamo impegnati in campagna elettorale, oppure è una scelta fatta da una spesa indiscriminata che questa amministrazione ha voluto aumentare in maniera così semplice. La invito su questo con grande tranquillità a farlo insieme e poi faremo vedere ai cittadini tutti insieme la valutazione in più che deve essere fatta. Questo è un modo per dire... Quando parliamo di cose e di argomenti dovremo conoscere le realtà quali sono. Quando si fanno i paragoni, viva Dio che si fanno i paragoni, perché almeno si può mettere in evidenza quello che è cambiato. E tanto è cambiato. E tanto è andato in una direzione che è quella più opportuna. E lo sa benissimo anche lei che si è andato in una direzione migliore. Allora, capisco che uno deve fare la polemica politica in maniera prioristica, ma facciamola su argomenti concreti. Così come che risponda il sindaco, ma scusate, ma se non risponde il sindaco, ma qual è il problema se risponde un consigliere o viceversa? Le do questa informazione se la rende tranquillo. Il quinto punto all'ordine del giorno lo illustrerà il mio vice sindaco. Se questo lo può tranquillizzare per dire che in consiglio comunale ci sono anche altre persone che parlano e a memoria mia come a memoria sua ci sono i video, qui hanno parlato quasi tutti i consiglieri comunali. Quando c'erano argomenti specifici, chi per un motivo, chi per un altro sono intervenuti. Quindi che dobbiamo dire che questa amministrazione non rispetta il regolamento o che pure fa un'interpretazione erronea del regolamento quando semplicemente dà risposta alle vostre domande, insomma via, parliamo di Rignano che è più importante. Allora, tocca a me riportare la questione su quelli che sono il motivo principale per cui siamo qui ed è quello della ratifica del bilancio di previsione del 2014. Non intervengo su quanto detto precedentemente perché ritengo che non è inutile alimentare delle polemiche soprattutto in sede di consiglio e quindi passo direttamente a quelle che dovevano essere le mie valutazioni per quanto riguarda questo tipo di questo argomento all'ordine del giorno. La mia valutazione di questo bilancio era sostanzialmente negativa, torno sui numeri però,
Riportando, sottolineando il fatto che era stato posto nel bilancio di previsione un incasso del recupero ICI di evasione di 358.000, di cui abbiamo parlato sostanzialmente prima. Rimane il fatto che faccio mio e confermo, infatti ho già avuto parte della spiegazione dal responsabile del servizio Bravetti nel precedente punto, faccio mio l'intervento che ha fatto il revisore nella sua qualificatissima parere del sul bilancio di previsione 2014, quando dice che l'equilibrio di parte corrente è garantito dalla previsione di entrata per me messi a costruire, che resta ed evidente che realizzarsi di tale ipotesi, peraltro di importo non significativo, condiziona il raggiungimento dell'equilibrio medesimo. Inoltre aggiunge che l'equilibrio invece di parte capitale è garantito dalla previsione di entrate non certe, quali a titolo esemplificativo l'alienazione di relitti di proprietà comunale, l'affrancazione, concessione di loculi cimiteriali e vendita lotti PIP. Io quando sento vendita dei lotti PIP mi dispiace, ma mi torna in mente purtroppo l'ultima questione che c'è stata in questo comune. Quindi, mantenendo le mie riserve che avevo già esposto sia nel bilancio di previsione del 2013 che poco fa nel bilancio consuntivo del 2013, in cui l'ammontare dei residui attivi e passivi rimangono sempre comunque preoccupanti, nonostante il grande lavoro che fu fatto all'epoca da Ambrosini e che vedo che è continuato dai numeri, e rimane però sostanziale l'invito alla rimodulazione degli interventi per quanto riguarda le attività, diciamo così, di più che culturali ma di svago, di cui parlavamo anche nella precedente, nel bilancio di consolidamento del 2012, in cui una riduzione o una rimodulazione di tutti quelli che sono le nostre iniziative comunali di svago al fine di promuovere un sano volontariato con una riduzione dell'intervento del comune, secondo me sarebbe una giustissima risposta anche a quel tipo di critiche che prima è emerso. Per quanto riguarda la valorizzazione delle proprietà comunali, attendo una verifica di tutto questo dagli atti, diciamo così, che la Giunta mano a mano ci produrrà. Fare un bilancio di previsione a luglio, diciamo che più che altro è un bilancio che viene analizzato più sulle delibere di Giunta che sul testo del bilancio stesso. Quindi diciamo che è inutile sottolinearci che il buon andamento che si era dato all'inizio di questa consigliatura, cioè di ridare i tempi giusti al bilancio compatibilmente con quelle che sono tutte le tragedie, diciamo così, che vi piombano negli uffici, comunque ridarebbe anche, come si dice, una cadenza reale alla discussione. Volevo in ultimo dire, per quanto riguarda le partite poste sui lavori delle opere pubbliche, abbiamo polemizzato, discusso, ci siamo accaniti in una discussione quando fu presentato il prospetto del triennale delle opere pubbliche, e ribadisco ovviamente quanto detto in quella, da me detto e da me poi scritto anche nella dichiarazione, e risollecito al sindaco, alla giunta, a tutto il consiglio un appuntamento in sede consigliare. Io avevo fatto un'interrogazione, mi fu risposto in sede di discussione dell'analisi pluriennale delle opere pubbliche. E ritengo che si potrebbe riprendere in mano quella proposta di discutere in consiglio di quelle che sono state gli impegni che questo comune ha dovuto sostenere per quanto riguarda le tre principali poi opere pubbliche in corso, che è il parcheggio multipiano, la ristrutturazione del teatro, la rocca e varie altre cose. Esatto, il centro polifunzionale di Montelarco. Questo al fine di chiarire alcune cose. Nel precedente consiglio, quello a cui io purtroppo non ero presente, è emerso nel vostro, diciamo, dialogare, no, la conferma, ma sapevamo, cioè, di un costo di 2.300.000 euro circa per 39 posti auto. Questo era un dato che, come si dice, no, aveva creato già una distonia di discussione in vari altri momenti di consiglio. Io credo che questo sia un punto nevralgico che questa amministrazione deve affrontare e che noi come opposizione dobbiamo affrontare. Io come opposizione parlo sempre al plurale, ma poi mi rappresento da sola.
E quindi ecco, inviterei il sindaco a riprendere in mano, diciamo così, la mia richiesta di interrogazione, perché secondo me rimane valida in quanto non evasa nella risposta, così come convocata, così come non convocata in quell'occasione, e di dare una chiarezza a questa fase, a questo argomento. Per quanto mi riguarda, non aggiungo altro, perché mi pare che comunque abbiamo già diciamo così parlato in linea di massima di quelli che erano i punti sostanziali. Rimane ovviamente il bilancio preventivo più che altro un progetto di gestione, attendiamo la verifica ovviamente all'atto del consolidamento, quindi all'atto del rendiconto della gestione stessa. Speriamo che non ci siano gli scostamenti che abbiamo visto in quella precedente, speriamo di poter avere dei dati più omogenei con quello che è stata la previsione, e soprattutto poi attendiamo per quanto riguarda diciamo così, il consiglio e l'amministrazione, poi per quanto riguarda quello che ci ha promesso, insomma, di dover attuare, quindi sulla politica del personale, sull'evasione, sulla lotta all'evasione. Ricordo sempre il punto non ancora completamente chiarito sull'esazione di quei canoni dell'acqua elettrica di Montelarco, che era rimasto in qualche modo un punto aperto nella gestione del 2012 e poi dell'inizio del 2013, esatto, e quindi che so che era in corso di risoluzione. Quello non sarà un gettito, ma sarebbe, anche se non altro, il simbolo, come si dice, di un recupero di esazione omogenea su tutto il territorio. Per quanto riguarda, scusatemi, l'unica cosa che posso dire è che le aliquote, è legittimo criticare questa amministrazione sulle aliquote che indica per le stazioni delle tariffe, di quanto riguarda sia le imposte che le tasse. E diciamo che questo non era la situazione migliore, perché fare un emendamento su una tariffa che prevede una qualificazione con un altro atto formale che è l'atto di giunta, non era proprio possibile evaderlo. Quindi appoggio per quanto riguarda quello già detto sull'argomento, e confermo purtroppo il mio voto negativo. Questo per chiarezza del segretario e della... Allora, alcune risposte, consigliere Mancini. Lei prima parlava di alcune voci di entrata, tipo gli introiti cimitero, che poi vengono utilizzati in spesa in titolo secondo e in titolo primo. Sono delle entrate vincolate, nel senso che se non entrano l'amministrazione non fa delle spese. Quindi, se lei vede anche il consuntivo del 2013, in fase previsionale ci sono delle previsioni che fanno gli uffici, tipo appunto quella del cimitero, che vada a memoria dovrebbe essere intorno a 30.000 euro. In uscita, se lei vedrà, quello del 2013 e la previsione del 2014 è identica, noi abbiamo speso 1.300 euro, che era l'effettivo incassato rispetto a quella che era la previsione di entrata. Quindi diciamo di sì, e lei se lo ricorda benissimo. Per quanto riguarda i residui, devo dire che onestamente il revisore sta lavorando seriamente a fare un'ulteriore analisi di tutte le partite dei residui, per andare a sistemare e togliere quei residui che dal suo punto di vista non risultano poi correttamente esigibili. Montelarco, la partita di Montelarco è una partita che, come l'ha detto il ragioniere annuendo, è già stata sistemata da un punto di vista formale. C'è un dato di fatto che dobbiamo considerare: noi quando ci insediamo vengono fatte anche delle sanzioni a carico dei cittadini che non fanno l'effettivo allaccio. Quella, con un'analisi fatta dagli uffici e fatta dai nostri legali, si verifica che non è competenza dell'ente locale mettere sanzioni contro il cittadino che non fa il mancato allaccio alla rete idrica e alla rete della depurazione in questo caso. La competenza dell'ente è quello di fare la segnalazione all'organismo competente, e l'ente di Rignano Flaminio ha fatto la segnalazione alla Regione Lazio. L'emissione delle sanzioni per i mancati pagamenti, sì, per i mancati allacci è competenza della Regione Lazio. Quindi questo per chiudere il capitolo. Interventi? Passiamo alla votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Votiamo per l'immediata esigibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Ultimo punto all'ordine del giorno. Acquisizione terreni e viabilità pubblica a patrimonio comunale. La parola all'assessore Salvatore. Con questa delibera cerchiamo di portare una prima
dicevo, con questa delibera iniziamo a regolarizzare alcune cose che purtroppo abbiamo in ballo da anni, cioè le strade che dovevano essere acquisite al patrimonio comunale e che risale addirittura, si inizia negli anni 50, dove sono state fatte le lottizzazioni per arrivare quasi ai tempi recenti, dove ci sono da parte dei lottizzanti le cessioni delle aree, ma che non sono state mai portate a termine. Quindi con questa delibera noi andiamo a regolarizzare questa cosa, quindi acquisendo al patrimonio comunale e di fatto anche a trascriverle al catasto. In più, oltre a questo, ci sono la regolarizzazione di una vicenda che risale, uguale, inizia nel 1987 come causa, ma che addirittura parla di espropri effettuati negli anni 60 e 70. Cioè, allora era il proprietario era Morelli, mentre poi in eredità è passata la signora Calicchia Ines, e si tratta di immobili costruiti dall'amministrazione comunale su aree di proprietà di Morelli e poi passati alla signora Calicchia, tipo il giardino pubblico, quello nuovo, tipo la scuola media, tipo il campetto che è a servizio della scuola media, che è il campetto polivalente, il serbatoio di Montelarco, di Montenorio e alcune viabilità di cui sono in ballo. Su questo era nata una vertenza da parte della signora Calicchia, poi dopo se devi precisare precisi. Su questo era nata una vertenza con la signora Calicchia che è iniziata come dicevo nel 1987, dove la signora a suo parere giustamente chiedeva che venissero perfezionati gli espropri che erano stati fatti e che erano stati pagati. Iniziò una causa dove l'allora proprietari chiedevano addirittura intorno ai 3 miliardi di lire. Su questo iniziamo una trattativa e fortunatamente era a ridosso dell'adozione del piano regolatore, dove all'epoca ero il sindaco, feci una proposta alla signora Calicchia per regolarizzare il tutto e chiudere la vertenza definitivamente. La proposta fu che fu fatta e sottoscritta dal sottoscritto e dalla signora Calicchia e riguardava che l'azzeramento di tutta la vertenza che c'era, quindi non pagando quello che lei richiedeva, non era detto che il valore poi sarebbe stato i 3 miliardi, ma lei chiedeva 3 miliardi, in cambio in più l'acquisizione di tutte le aree, compreso Montenorio, che era circa 38.000 metri se non erro, e una parte di Montenorio veniva messa nel piano regolatore come zona C di 11.000 metri che la signora Calicchia avrebbe avuto come contropartita all'azzeramento di tutta la vertenza che noi avevamo. Fu sottoscritto questo accordo, fu inserito nel piano regolatore. Una parte di questo accordo giustamente al termine prevedeva che qualora la Regione Lazio non avesse consentito che gli 11.000 metri passassero in zona C, l'accordo naturalmente decadeva e la signora Calicchia di fatto poteva avanzare tutte le richieste che l'aveva fatto. Mentre invece la Regione Lazio poi ha approvato il piano regolatore, quindi è diventato di fatto l'accordo è diventato operativo e da allora che il piano regolatore è stato approvato nel 99 se non erro definitivamente, è rimasto tutto in ballo così. Solo che la signora Calicchia ha fatto poi causa al comune disconoscendo quell'accordo sottoscritto all'epoca. In una prima sentenza del tribunale, il tribunale ha dato ragione al comune dicendo che il comune aveva adempiuto all'accordo che aveva sottoscritto e pertanto era giustamente chiusa la vertenza. La signora Calicchia ha fatto opposizione, ha fatto appello. Nell'appello il giudice
perché lei dopo nell'appello aveva aggiunto a quell'accordo sottoscritto, che era scritto a macchina e firmato dal sottoscritto da lei, era stato aggiunto a penna, non si sa da chi, che questo accordo prevedeva anche nella sua lottizzazione prevedeva che il comune avrebbe dovuto fare le opere primarie, cosa che non rispondeva al vero, tant'è vero che nel rigettare il ricorso alla signora Calicchia in appello il giudice precisa proprio che quello è un falso e che quindi non va tenuto in considerazione e che pertanto è rigettato il ricorso e dà ragione ampiamente al comune in quanto il comune ha rispettato i termini. Quindi, conclusione, adesso a distanza, questa sentenza è stata depositata nel 2008, se non sbaglio Maurizio, correggimi, è stata sentenza che è stata depositata nel 2008, 2008-2009, e il giudice riconosce, tra l'altro, nel dire che quello era un falso, riconosce anche al comune che venisse risarcito delle spese legali per un ammontare di 11.500 euro più 1.500 euro di trascrizione. Oggi noi andiamo a prendere atto di questa sentenza e andremo ad accatastare, a prendere tra i beni, ad acquisire al patrimonio comunale tutti quei beni che erano allora in contestazione, in più i 30.000 metri quadri che sono il Monte Norio, quindi passa come patrimonio comunale non più della signora Calicchia. Questo era il succo di questa delibera e che sicuramente ci sarà da regolarizzare anche altre strade che successivamente andremo ad individuare, ma questo è già un massimo di questo. Cito le strade che sono via Ariosto, via Parini, via Pascoli, via Carlo Alberto della Chiesa, via Petrarca, via Manzoni, via Alfieri, via D'Annunzio, via Verdi, via La Marmora, via Zeffiro Matulli, via Gramsci, via Botticelli, via Leonardo da Vinci, via Brunelleschi, via Caravaggio, Bramante, Giotto, Bernini, Cellini e Petrarca. Questi sono tutti che l'allora lottizzanti avevano già firmato la cessione delle aree al comune e che però non è stato mai trascritto e che quindi aveva bisogno di questa delibera per entrare definitivamente in possesso. Volevo chiedere soltanto una cosa. Alla fine della delibera è scritto richiedendo alla signora Calicchia Ines la cessione bonaria a titolo gratuito. Che vuol dire richiedendo? Che dobbiamo ancora richiedere o la delibera o la sentenza ci mette in condizione? La sentenza lo dice la sentenza, però credo che ormai non ce ne sia più bisogno a seguito di questa delibera, perché la sentenza dice al termine. Vabbè, comunque la sentenza dice che di chiamare la signora Calicchia a sottoscrivere all'accordo questo qui, che comunque con la sentenza è un in più, perché la sentenza decide pubblicamente che è così, quindi non...